Ciao a tutti, buona giornata. Ora siamo nel fine settimana. È bello interessante godersi il fine settimana con la famiglia e i propri cari. Oggi è sabato, 16 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Le controversie si risolvono dormendo. Il biglietto da visita di questo sabato è la doppia quadratura della Luna e di Giove, oltretutto ombreggiati entrambi da Saturno, che dice già tutto, malumori e incomprensioni in famiglia, che solo qualche coccola costosa, regalo, spettacolo, cena fuori, è in grado di dissolvere. Sottotono anche la carica energetica, avete un bel provarci con la ginnastica e la respirazione yoga, oggi con Marte abbioccato in dodicesima casa la vitalità non vuole proprio saperne di tornare a livelli abituali. Consolatorio lo shopping, tra food e abbigliamento trovate sicuramente qualcosa di particolare da regalarvi o regalare. Se poi punterete sull'etnico, con Venere in Sagittario andrete sul sicuro. E il desiderio dell'amore stesso fatto persona, l'amante, la persona amata, colui o colei oggetto dei vostri desideri. E un corteggiatore, anche segreto, è l'amante clandestino, è la persona dei vostri sogni, anche inconfessabili. E anche l'attrazione che si prova tra due persone tanto più intensa quanto più evidente. E una sotria d'amore che sta per sopraggiungere. Situazioni si svolgeranno come desideri. Un bilancia ti sarà di aiuto mentre un toro cercherà di metterti i bastoni tra le ruote. Spesso usate parole di circostanza, oggi però dovreste imporre il vostro modo di vedere le cose, meglio, cercare di spiegarle. Spiegatevi soprattutto con il vostro partner. Gli amanti clandestini potrebbero essere scoperti, soprattutto quelli nati il lunedì e il sabato. Ponete attenzione con chi vi confidate. Avrai a che fare con persone più anziane che ti daranno la loro fiducia. L'amore oggi non vi sorride particolarmente, vi sentirete tristi e velati di malinconia. Dedicatevi a qualche hobby e cercate di coltivare nuove amicizie. Oggi qualche amico potrebbe chiedere il vostro aiuto, se la cosa vi entusiasma, tuttavia sappiate che presto lo farà ancora. Incontri nuovi possibili in serata, avrai vantaggio dalle persone che conoscerai stasera. Fortuna un po' in tutto. Un invito interessante. Rivali in amore, fate molta attenzione oggi a chi vi adula per strapparvi confidenze che poi utilizzerà proprio con i vostri rivali. Mantenetevi riservati. Arriva un bel raggio di sole nella vostra giornata, era ora. Anche se le difficoltà persistono, ma vi meritate un attimo di felicità. Cominciate da oggi a pensare a come potreste migliorare la vostra salute, senza trascurare dieta ed esercizio fisico. Se oggi vi siete svegliati con il piede sbagliato, le altre persone potrebbero notarlo subito ed evitarvi per tutta giornata. Non abbiate paura degli eventuali conflitti con i vostri genitori o con i vostri figli. Lievi tensioni, però, in campo sentimentale. Mercurio e Plutone, i vostri astri signori, vi sorreggono. Se appartenete alla seconda e alla terza decade scorpionica, il primo nella bilancia, il secondo dal fidato capricorno. Una facile comunicazione trova il canale della prorompente creatività per esprimersi e vi fa diventare personaggi divertenti, interessanti e molto ricercati in ogni ambiente vi muoviate. In famiglia, per esempio, risolvete qualche malumore passeggero tra genitori e figli servendovi dell'ironia, dello scherzo, del gioco. Un dialogo aperto ed equilibrato, in ogni caso servirà a ristabilire la concordia tra i conviventi in serata. Tra gli amici siete invece dei veri mattatori e vi ritagliate uno spazio di intrattenimento, che vi vorrà sempre invitati e corteggiati. Per voi si prospetta una giornata mozzafiato. Nei giorni scorsi siete andati incontro ad alcuni cambiamenti che si riveleranno davvero perfetti per ciò che volete diventare. Hai bisogno di trasmettere qualcosa, prova ad agire prima e comunicare successivamente, e non viceversa. Anche se stai vivendo la stessa routine, sei di umore più eccentrico del solito, forse è un modo per attirare l'attenzione degli altri sulle tue preoccupazioni. Attento a non superare i limiti e a non portare all'esasperazione chi ti sta intorno. Non mollate la presa in questa giornata, continuate a cercare sempre e comunque,
un nuovo modo per comunicare con gli altri, anche quando vi sembrerà impossibile. Il risultato migliore, lo otterrete con grande sforzo, ma almeno capirete quale via percorrere anche in futuro. È importante riuscire a connettersi anche con chi non sembra, nell'immediato, abile a farlo. Un filo di malumore oggi, strano di sabato, ma con la Luna e Giove in quadratura non rendete quanto vorreste, avete l'impressione di sprecare il vostro tempo e di essere a vostra volta sprecati in un lavoro inadeguato alle vostre ottime potenzialità. Attenti a non immusonirvi, però, lo shopping oggi sarà intrigante e a una cenetta tra amici potreste divertirvi moltissimo, parola di Venere in seconda casa, lei sì che di piaceri se ne intende. Amore ed Eros, famiglia disorganizzata, ciascuno fa ciò che gli pare, col risultato di farvi sentire soli e incompresi. Un vero peccato, perché di amore da dare ne avete a gogo, un piccolo regalo, un gesto premuroso o il piatto preferito dai vostri cari, cucinato con le vostre mani, potrebbe essere un buon canale espressivo. Si prospetta un periodo entusiasmante in cui la spinta vitale della sessualità vi ridà vigore ad una nuova interpretazione dei rapporti sentimentali. Attenti a possibili alti e bassi. Si prospetta un periodo entusiasmante in cui la spinta vitale della sessualità vi ridà vigore ad una nuova interpretazione dei rapporti sentimentali. Sentite un bisogno di normalità, di sentimenti condivisi, di nido ritrovato. Chi l'ha detto che siete un segno tenebroso? Nettuno alimenta il desiderio di un amore che sia vero, corrisposto, senza contorcimenti mentali, e questo per tutti gli scorpioni che sono cuori solitari e nascano dal 13 al 17 novembre. Lavoro e denaro, come Cenerentola sospirate raccogliendo la cestata di panne da stirare o vi rassegnate di pessimo umore a fare la coda al supermercato, col carrello stracolmo. Shopping accattivante per chi ha voglia di tuffarsi nella folla, passati i primi momenti di sconforto vi potreste anche appassionare. Non abbiate paura di prendere qualche scorciatoia. Seguire il sentiero comune potrebbe esservi d'intralcio e con tutte le energie che avete oggi sarebbe davvero un peccato sprecare una giornata che si preannuncia eccellente. Non è vero che siete il segno egoista e diffidente che molti testi astrologici dipingono. Oggi la fate vedere aiutando un collega nuovo arrivato in difficoltà senza aspettarvi niente in cambio, ma guadagnando la sua sincera riconoscenza e amicizia. Benessere, esauriti dall'iperattività di questa settimana, sognate di andarvene a casa presto, peggio ancora alzarvi tardi, scambiando la colazione con un brunch. Sono proprio i piaceri della gola, più di quelli della carne, a risvegliarvi in questa giornata, presa per il verso giusto, forse non è nemmeno delle peggiori. Di energia vorreste averne di più per affrontare meglio le giornate, ma iniziare a dedicare tempo per voi stessi, anche per leggere un libro, vi sosterrà, non è necessario prendere ferie o scappare via. Per lei, generosità ben ripagata, se avete concesso un prestito, riceverete tutto indietro, accompagnato da un piccolo dono di ringraziamento. Per lui, la rigidità rischia di rovinarvi la giornata. Non date retta solo alla testa, fidatevi delle vostre intuizioni. Colore delle emozioni, vinaccia. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 10. Benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.